Salve ragazzuoli e benvenuti in questo nuovissimo video. Probabilmente avrete già letto il titolo e scusate questa assenza di, non vorrei dire 3 mesi, ma ultimo mese volato, ottobre ragazzi, è tipo fum. Quindi sì, in totale da 2 siamo passati a 3 mesi di assenza. Io non ho neanche idea di come sarà questo video, non ho idea bene del titolo. Vabbè, forse il titolo sì, però come vedrete la location è diversa. E sì, ragazzi, ve la faccio molto in breve, deve essere un video molto veloce, una roba, diciamo, tappabuchi, così, giusto per far capire dove sono, cosa sta succedendo, quando ritornerà al canale normale e perché vi dico che in realtà ritornerà molto presto, ora capirete. Sono in Spagna, a Barcellona, e ci vivrò per 6 mesi. Ormai non più, nel senso 2 sono già passati, quindi ancora 4 mesi. Io avevo già fatto un video, ragazzi, appena arrivato, cioè proprio i primi giorni, non, forse già il primo giorno. Forse sì, il primo o il secondo giorno avevo già fatto un video di dove sono, cosa faccio, che ovviamente vedrete adesso. Solo che poi non l'ho più pubblicato perché semplicemente sono successe tantissime cose e ho letteralmente perso di vista il canale. Come dicevo, ritornerà abbastanza velocemente nella norma perché io ho preregistrato circa una decina di video quest'estate, sapendo già in che cosa sarei incappato più avanti, ovvero ragazzi, in Erasmus. Sono in Erasmus a Barcellona, sto continuando i miei studi, in questo caso siamo al terzo anno nei miei studi nelle Communication Studies e sono alla UAB, o UABE, come dicono qui, quindi nell'Università Autonoma di Barcellona, a studiare marketing, negoziazione e leadership techniques, ovviamente corsi in inglese. Quindi questo è il contesto. Come dicevo, tornerò al canale perché quei video preregistrati verranno poi pubblicati piano piano nei mesi successivi. E io non credo neanche di farvi fare un tour o che cosa, perché cioè, credo che sì, l'ho già fatto nel video. Non ho idea di come monterò questo video. Però appunto un tour della casa l'avevo già fatto nei primissimi giorni in cui avevo registrato di qua e di là. Ah, magari vi starete chiedendo perché sei sparito del tutto. Beh, semplicemente perché allora il primo mese proprio non ci ho pensato. Poi ho detto, ma sì, dai, una settimana, 2, 3, un mese di qua e di là. Conoscenze varie, ragazzi, conoscere tutte le persone, amici, gente che abita qui. Perché io appunto sono in un campus sulla falsa riga di un college americano, quindi comunque abbiamo tutta questa parte di studentato dove si dorme, dove abbiamo le case, i veri e propri appartamenti di centinaia di metri quadri, quindi. E poi c'è tutta la zona invece delle facoltà, quindi dove si estende letteralmente la città universitaria, perché ragazzi è letteralmente una cittadina, immaginatevi appunto una piccola città rettangolare, un campus dove ci sono dentro tutte le facoltà del mondo, più anche appunto questa parte viene chiamata villa dove si vive. Semplicemente. Ora che mi ricordo bene, quando avevo registrato il video non c'era ancora il mio compagno di stanza, perché siamo 5 coinquilini in totale, ma appunto le stanze in realtà sono solo 3, sarebbe stato bello averne 5, però va bene anche così. E quindi come vedete, tipo questo è il suo lato, e questo è il mio, e qua è dove dormo io, e appunto la stanza adesso in realtà 2 mesi, ormai praticamente da quasi 2 mesi, è condivisa con il mio coinquilino Frank. Non so se sta vedendo questo video, probabilmente sì. Oh sì ragazzi, finalmente. Allora, non so. Non so come iniziare proprio questo video. Perché? Non so, è tutto così diverso. Allora, ve la faccio in breve. Praticamente, questo penso sia il primo episodio della mia serie, boh, del nuovo format del canale. Non so cosa diventerà. Però praticamente io sono in Erasmus. Niente di strano, spettacolare o innovativo. È una roba che esiste da tantissimi anni. Ci sono 1 miliardo di video. Tantissima gente ha fatto queste esperienze e ha creato dei contenuti. Ma io voglio fare qualcosa di diverso. Magari qualcosa di più, diciamo, non lo so, trasparente. O semplicemente col mio punto di vista. Quindi, boh, vediamo cosa uscirà. Mi trovo in Erasmus a Barcellona, anzi, come dicono qui, a Barcellona. E questa è la mia camera, molto disordinata. Sì, veramente lasciate perdere il casino. Ma sono appena arrivato. E in realtà è già da 3. Questo è il terzo giorno pieno. È iniziato il terzo giorno. Però diciamo che effettivamente solo ieri sono stato un attimo qui fermo nel campus. Perché sì, sono in un campus. Esattamente, ragazzi, ci troviamo nella villa universitaria della UAB. E tecnicamente non siamo neanche proprio in Barcellona o Barcellona Centro. Siamo un pochino più spostati. Dico siamo perché in realtà sono in una casa, in un appartamento da 5 persone. Attualmente siamo solamente 3, io, un coreano e un altro italiano di Torino, anche lui. Ovviamente tutti sconosciuti, cioè ovviamente non conosco nessuno, a parte solo una mia amica che è venuta con me dalla mia stessa università di Torino, e lei ovviamente in un altro appartamento. Quindi innanzitutto ho voglia di, magari faccio un timelapse, di mettere tutto a posto. Dai, non è, cioè si può fare in pochissimo tempo. E poi appunto volevo fare questo video perché ho detto, no, il primo giorno successe disavventure, poi magari racconto. Stavo dicendo, mi sono interrotto, siamo fuori da Barcellona, siamo a Bellaterra, che è un comune confinante a circa una decina di chilometri, perché l'università vera di Barcellona, la UAB, appunto la Università Autonoma di Barcellona, è qui ed è un campus gigantesco dove ci sono tutte le facoltà. Avete presente un mega rettangolo grosso quanto una piccola cittadina, ok? Con tutte le facoltà del mondo, tutte qui, tutte. Cioè da ingegneria, matematica, fisica, veterinaria, giurisprudenza, comunicazione, qualsiasi facoltà possa esistere, è qui. Tutto in un posto, tutto in una
una piccola cittadina universitaria, in un campus. Avete presente i classici college americani? Tipo Zoe 101? Una roba simile, perché comunque le vibes qua sono quelle, cioè molto caldo, roba californiana. Ecco, l'unica cosa lì nella serie che guardavo quando ero piccolo, avevano tipo il mare subito. Noi abbiamo il mare perché è qui, ma è lontano, siamo nell'entroterra, e qui da qui non si vede. E vabbè, per il resto è un campus molto molto simile, molto americaneggiato. Ci sono le sale comuni dove puoi andare a studiare, sale gioco, sale boh, divertimento, palestre, piscine, ogni tipo di campo da sport, cioè calcio, basket, padel, tennis, ping pong, qualsiasi sport, cioè atletica, eccetera. Anche allenamenti a corpo libero tipo calisthenics o palestre con la pesistica, jacuzzi, idromassaggi, sauna, c'è veramente di tutto. E quindi nulla, magari vi faccio fare un home tour adesso, velocemente, finché sono ancora da solo in camera. Questa cosa è veramente bellissima. Wow. Di là c'è il mio coinquilino coreano che penso stia dormendo, la porta è chiusa. E quindi siamo solo io due attualmente. Non voglio far troppo casino, faccio vedere un attimo la casa. Perché comunque dai, è abbastanza grande, si sta molto bene. Ok, eccoci fuori. Questa è, diciamo, la balconata dove si sale con gli ascensori o le scale a ogni entrata. E ci sono tutte le varie camere, tutti gli appartamenti, ecco, che iniziano da lì. No! Ho fatto un casino. No, raga, incredibile. Non ho la chiave. Per fortuna c'è qualcuno dentro, credo. Devo suonare, mi ucciderà. Ok, sono rientrato e non uscirò. Il mio vicino, oddio che brutto flicker che fa la luce qua. Il mio vicino per fortuna è venuto a salvarmi, stava dormendo, dico, però ha aperto lo stesso, cioè mi ha sentito dopo 5 minuti. Ma non tutto il mal viene per nuocere, perché nel frattempo ho conosciuto le nostre vicine messicane, quindi ho conosciuto i nostri neighbor. Comunque questa è l'entrata, giusto per farvela vedere. La porta, entri, c'è la camera singola qui, vuota, sulla sinistra. Si entra poi nella cucina, bella grande, bella spaziosa, forse manca un po' di cose, tipo un forno, magari abbiamo solo microonde, insomma, utile fino a un certo punto. Penso che poi ci prenderemo almeno una friggitrice ad aria, così qualcosa puoi fare. Fornelli, chetto, cose un po' in giro. Io ho appena mangiato, quindi finirò di lavarmi la roba. Qui è dove si mangia, diciamo, tavolo principale, libreria, roba ancora un po' vuota. Qui c'è la loro roba stesa, questa è la vista. E questo scatolone, ragazzi, è lo scatolone della mia valigia. Ora capirete il perché. Perché in realtà io sono venuto con una valigia, ovviamente. Ora vi spiego tutto. Entrando invece da qui c'è la camera del coreano con il loro bagno, sgabuzzino, bagno. Purtroppo bella doccia, bello tutto, ma non ha il bidet. Ovviamente qui è così. E qui si entra in camera mia. È una cosa che non mi fa impazzire, essendo comunque tu vieni qui, non conosci, no, la gente, quindi non hanno la serratura le camere, non è il massimo. Poi vabbè, ci sono gli armadi con sì la possibilità di metterci un lucchettino che ho preso qui alla paperia, che è l'edicola. Però insomma, una chiave in camera almeno quello è il minimo, ma proprio il minimo. E invece no. Poi qua le finestre sono strane, noi italiani siamo abituati che non la giri, la puoi aprire così, cioè non so come dire, però solo noi italiani abbiamo questa cosa. Invece qua o la apri tutta. Sì, comodo, però ti entrano le gazze ladre che ti fottono la roba e te le portano via. Non sto scherzando. Quindi la tengo magari così controllata. Ripeto, lasciate perdere il bordello. Qui un po' di roba della GoPro, joypad. Devo mettere tutto a posto. Come dicevo, ora magari faccio un timelapse. E qui ho due valigie. Perché? Questa è la mia vera originale che ho comprato. Questa è quella che mi è arrivata oggi. Perché me l'ha distrutta. Esattamente, l'aeroporto di Barcellona, El Prat, mi ha spaccato le due ruote, sono da quattro, no, queste qui, quindi mi ha rotto, non le due, magari queste qua, che tanto non usi, perché comunque magari lei sta inclinata, puoi ancora utilizzarla, mi ha rotto invece proprio queste due da questo lato, quindi dovevo portarla così, ed è impossibile questo tipo di valigie portarla in quella maniera, quindi ho sofferto molto ad arrivare qui, essendo lontano, è l'unica che mi è rimasta, me l'ha data una signora lì, e questa ruota. Magari potrò riattaccarla, ma mi servirà poco, dato che me ne manca comunque una. Ecco le disavventure appena arrivato. 5 minuti, sceso dall'aereo, benvenuto. Quindi magari ora parte il timelapse e poi faccio le conclusioni. Ma scusate, ripeto il disordine, tutta la roba, è stato molto improvvisato, perché ho detto già, video, devo farlo. E nulla.
nulla, ragazzi. Questo era un video, diciamo così, d'aggiornamento. Non ho idea di nulla. Non ho idea del futuro. Non ho idea di come, diciamo, cioè, vorrò fare dei video qui. Magari potrò. Però è che non so come. Prima di partire avevo delle idee. Ho detto sì, farò questo tipo di video di qua, di là. Ho mille idee. Poi una volta arrivato qui, penso che è tutto così. Non so che cosa vorrei veramente registrare, farvi. Cioè, no, perché alla fine Barcellona tantissime cose. Ho già visto tutta la sua memoria, praticamente. Le cose le ho viste e riviste. Poi, oddio, ne ha tante altre. Però ho capito, non so se. No, forse sì. Anche se il periodo migliore, che era quello estivo, è andato, perché ormai. Ah, qui l'estate è durata più o meno fino a metà ottobre. Io fino a metà ottobre ancora andavo a fare il bagno al mare, l'acqua era calda. Cioè, quindi fino a metà ottobre era praticamente estate. Verso la fine di ottobre è iniziato ad arrivare un po' il frescolino. Adesso con l'inizio di novembre effettivamente si sta belli fresco. Oddio, confronto all'Italia, specialmente al nord, dove sta nevicando e anche tanto, qui è ancora praticamente estate. Quindi, confronto al clima italiano in generale, qui è estate, è più o meno. Diciamo autunno, qui è autunno, ecco, appena iniziato l'autunno. Quindi, dato che non penso nevicherà, probabilmente potrò fare delle belle avventure e magari registrare e portare a casa qualche contenuto, magari anche semplice o qualche video. Mi arriverà in mente sì qualche idea, qualcosa con cui, ecco, portare a casa qualche contenuto, qualche content figo, di altro qualcosa di interessante, di bello da vedere, molto semplice. Ma nel frattempo, ragazzi, inizierò a programmare i video che ho già preregistrato, semplici, classici, nel nostro set a Torino. Quindi cercherò di fare un po' e un po'. Quindi questo era l'aggiornamento. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi, commentate. Da Simone è tutto, e addio. Oddio, che strano fare l'outro tutto così diverso. Adios.